In questi suoi stabilimenti di Torino, Modena e in quello OM di Brescia, la Fiat costruisce trattori a ruote e a cingoli, agricoli e industriali. Il primo trattore agricolo Fiat risale al 1919. Si chiamava 702 e subito si affermò per le sue eccellenti caratteristiche. Esso è il capostipite di una costruzione motoristica fondamentale perché rivolto al lavoro della terra. Da quel progenitore è venuta una grande gamma di macchine sempre più moderne. I trattori Fiat di oggi riassumono un'esperienza costruttiva di oltre 40 anni. La Fiat dedica alle prove sperimentali dei suoi prototipi severi collaudi, moderne attrezzature elettroniche, aggiornati sistemi di indagine, instancabile e assidua opera di tecnici specializzati. Qui siamo sulla pista sperimentale, dove il furgone estensimetrico, con le sue attrezzature di misure e controllo, rappresenta un vero e proprio laboratorio mobile e autonomo. Con esso è possibile rilevare ed elaborare sul campo tutti quei dati che difficilmente si potrebbero ottenere in un laboratorio tradizionale. E questi dati, rilevati nella fase sperimentale, costituiranno le ragioni essenziali delle caratteristiche tecniche di ogni tipo di trattore. Entriamo ora in officina per vedere sommariamente come si costruisce un trattore. Questo è il settore delle lavorazioni più pesanti, la prima fase che segue alla produzione siderurgica dei vari particolari componenti il trattore. Qui il materiale grezzo, la fusione, assume il suo aspetto definitivo, ossia viene preparato ad accogliere gli organi meccanici che lo animeranno. Frese, trapani, alesatrici. Tutto un susseguirsi di lavorazioni rigorosamente predisposte. La ruota, che ha rappresentato un punto di partenza del progresso umano, viene da potenti e complesse macchine trasformata con lavorazioni di precisione in ingranaggio. Questa è la nuova tappa della evoluzione meccanica. Al semplice operaio adibito a lavori manuali in ambiente disagevole è subentrato il meccanico con spiccata formazione professionale. Lavoro di attenzione e di intelligenza più che di fatica fisica. Ed eccoci ai trattamenti termici dei materiali. Questa è una delle fasi più delicate dell'intero processo produttivo. È affidata a tecnici altamente specializzati, la cui preparazione e competenza assicurano la resistenza di ogni pezzo della macchina. Questi impianti per la lavorazione delle maglie dei cingoli sono largamente automatizzati, lavorazioni di alta qualità, eseguite mediante attrezzature d'avanguardia. Non per niente la Fiat può essere considerata oggi la maggiore industria europea di cingolati. La Fiat li costruisce da oltre 30 anni. Essi rispondono alla conformazione del terreno in Italia, dove prevalgono la collina e la montagna. Predominano terreni molto tenaci e si è orientati verso arature profonde. L'impiego del cingolo è vastissimo. Mentre il trattore agricolo a cingoli è presente in Germania, Francia e Inghilterra, rispettivamente per lo 0,3, il 2 e il 5% sul totale dei trattori, in Italia la percentuale è del 23%. Thank you.
Vediamo ora il cuore del trattore, il motore. La linea di produzione motori si sviluppa su linee parallele che in punti prestabiliti convergono alla catena di montaggio dove il motore prenderà forma. Ma per giungere a quest'ultima stazione è stato necessario tornire i volani, equilibrare gli alberi a gomito, fresare i basamenti, apprestare i pistoni. Chilometri di convogliatori aerei, tonnellate di materiali, migliaia di ore di lavoro, attrezzature tra le più ardite. Ogni singolo pezzo ha un preciso appuntamento con gli altri, al quale non può mancare. Progettazione accurata, automazione degli impianti, alta preparazione professionale della manodopera. Questi sono i cardini su cui gira, senza incepparsi, il preciso e delicato processo produttivo. Torniamo al nostro motore. Sta ricevendo l'albero a gomiti e il relativo volano. Vengono montati i pistoni. È ormai finito. Finito, ma da provare. Bisogna essere sicuri che faccia il suo dovere. Ecco che, accoppiato al freno idraulico, il neonato emette i suoi primi vagiti, cioè i primi fragorosi scoppi. Questa grandiosa sala, in cui si allineano da una parte gli esaminatori, numerosi e perfetti banchi prova, e dall'altra le schiere degli allievi da esaminare, i motori, dice con quale cura la Fiat collauda la sua produzione motoristica per i trattori. È così che oggi il trattore Fiat ha potuto assicurarsi una delle prime posizioni nella graduatoria mondiale delle industrie trattoristiche. Eccoci al compendio di quanto finora visto. Il corpo trattore e il motore giungono al loro appuntamento finale per dar vita alla macchina. È qui che l'orchestra tocca il suo culmine. È qui che il direttore chiama a sé tutti i solisti. È nato. Si muove dapprima esitante, poi rapido e sicuro, e va ad aggiungersi al ritmo di uno ogni 5 minuti alla schiera di quelli che l'hanno preceduto. Gli ultimi anelli della catena produttiva, collaudo e verniciatura finitura. Questa gru sta provvedendo al trasferimento di un trattore industriale da 9 tonnellate sulla linea di verniciatura. È l'ultimo tratto del cammino che il trattore compie nell'officina. Poi il gran cammino per il lavoro all'aperto. Ora la produzione si addensa nei parcheggi. Invade i grandi capannoni di carico. Si appresta sui diversi mezzi di trasporto ad andare per il mondo. Su grandi autotreni, per ferrovia, per mare.
Oltre il mercato interno, questi trattori vanno in più di 50 mercati esteri. Dal lontano 1919, al tempo dei primi pesanti trattori a ruote, che pur si affermavano in gare con la già numerosa schiera di concorrenti stranieri, quanta esperienza compiuta, quanto progresso! A parte la parentesi della guerra, un crescendo di risultati. Trattori Fiat nel mondo. 1919 in 6 paesi, 1950 in 12 paesi, 1960 in 50 paesi. L'impiego dei trattori Fiat si estende sempre di più. Dovunque un trattore lavora, lì avanza il progresso economico e sociale. Alla millenaria fatica dell'uomo si sostituisce la macchina. La vita rurale, grazie alla meccanizzazione, si evolve socialmente. Anche all'estero, la Fiat ha realizzato importanti di produzione trattoristica. Questo che sorvoliamo è lo stabilimento di Cordoba, in Argentina. Ne escono di già ben 8.000 trattori l'anno. Anche in altri paesi dell'America Latina sono in costruzione nuovi e imponenti impianti Fiat. La Fiat fornisce anche numerosi motori destinati ad equipaggiare trattori e macchinario agricolo di produzione sia italiana che estera. Un mercato trattoristico che si articola in paesi di ogni continente richiede un imponente complesso di servizi di assistenza. Il rifornimento dei pezzi di ricambio è assicurato dovunque con rapidità e precisione. Moderne centrali meccanografiche presiedono alla distribuzione dei ricambi imprimendo a questo imponente movimento una velocità pari all'incalzare delle richieste da ogni parte del mondo. Le telescriventi permanentemente allacciate alla rete commerciale degli agenti chiedono. La Ricambi prontamente risponde e provvede. L'impianto meccanografico Ricambi agisce come un cervello. I suoi impulsi si traducono in lavoro di produzione dei pezzi di ricambio e in lavoro di immagazzinamento, di reperimento e di spedizione. Una organizzazione complessa e meticolosa. Una sorprendente rapidità. Il trattore è uno dei tanti prodotti tra i più importanti della Fiat. Nata nel 1899 come fabbrica di automobili, la Fiat ha successivamente ampliato le sue produzioni a tutti i campi della motorizzazione. In Torino, una ventina di stabilimenti Fiat di produzione, altri in diverse regioni d'Italia e all'estero. Il gruppo Fiat occupa al lavoro oltre 85.000 persone. Il ciclo di lavoro Fiat parte dalle lavorazioni siderurgiche e metallurgiche, dalla fabbricazione dell'acciaio, dalla fusione dei metalli e arriva ai prodotti terminali per tutti i mezzi di locomozione terrestre, navale e aerea. Ecco il complesso automobilistico Mirafiori, espressione saliente della modernità degli stabilimenti Fiat. Dalle officine grandi presse. Alle linee di montaggio per ogni tipo di vettura. Alla pista di collaudo. Gli autocarri Fiat hanno un glorioso passato, rappresentato dai famosi 15 Ter e 18 BL di oltre 40 anni fa. Automotrici e locomotive Fiat sfrecciano anche in paesi lontani come l'India e il Messico.
Siamo ora nella sala prova motori e sala prova turbine dello stabilimento Fiat Grandi Motori. E negli stabilimenti aeronautici, la produzione del caccia tattico leggero Fiat G91, vincitore del concorso NATO. Fiat, terra, mare, cielo. Un mondo di lavoro sotto un'unica insegna.